Ehi ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Kingdom Hearts Chain of Memories. La scorsa parte abbiamo iniziato Crepuscopoli, una nuova area che non era presente nel primo. Molto carina e tutto, se non fosse che ci ha portato di nuovo da Vexen, che a quanto pare ha voluto una rivincita, ci ha distrutto, poi l'ho distrutto e infine è stato distrutto da Axel. Perché a quanto pare era un traditore o comunque non lo volevano più in giro e quindi diciamo che è stato fatto fuori. Ora vediamo come si evolverà la situazione. Ecco, quello che ci manca da fare in teoria è esplorare queste aree qua, queste tre. Non avranno niente, suppongo, anche perché il finale l'abbiamo visto. Carte potenti, io sono tentato perché... No, scusa, cioè di trovare dei nemici perché... Perché mi servono? Carta alleati. Mi serve exp. Mi serve exp perché abbiamo fatto un attimo di fatica contro Vexen adesso. E mi serve exp per avere carte più potenti. In realtà dovrei mettere qualcosa per le carte più potenti, sì. Mi serve quello più che altro. Allora, ho finito e ho trovato una carta strana. Due carte strane. Mondi combinati. Ok, adesso andiamo a aprire quella porta là e vedo un attimo che cacchio è perché non l'ho mai vista. È strana, è una carta blu. E comunque vabbè, sono salito anche di livello, quindi non si sa mai. Questa, mondi combinati, che sai cosa succede in questa stanza? Calcolando che è blu, io posso supporre che tipo sia un qualcosa... che riguarda le... come si chiamano? Tutti quanti i nemici magari buttati insieme. Cioè nemici anche di altre zone buttati in questa... in questa stanza così, a caso. Bene, questa è stata anche abbastanza semplice in realtà come stanza. Mi aspettavo qualcosa di peggio. Ma dove cacchio stiamo andando più che altro? Sono arrivati in fondo. Perché sono arrivati in fondo e non c'è stato niente? Questa zona è strana. Io ho detto per me è l'ultima tipo. Noi abbiamo sempre fatto i funghi neri, mi sa. Fammi provare un attimo un fungo bianco. Perché i funghi neri mi hanno sempre... No, mi sa che li ho fatti due volte e zero i bianchi. Possibile come cosa? Fammi vedere questi funghi bianchi un attimo come sono fatti, perché non me li ricordo neanche più. Però quanti... Ah no, ma sono loro i funghi bianchi. Non mi ricordo se li ho fatti. E niente, bocciata. Bocciata l'opzione dei funghi bianchi, raga. Questa stanza a parte che è inutile. Vabbè. Bocciata l'opzione dei funghi bianchi perché sono scrausi. Nel senso che i funghi neri ti davano tipo il dolce scrigno. Che è buono, per carità. I funghi bianchi ti danno. Credo una carta premio. Mi ha dato una carta premio. Il problema è che per fare il fungo bianco devi. Devi colpirli. Vi ricordate i funghi bianchi? Dovevate fargli le combo che vi richiedevano, no? Cioè, tipo un fungo bianco vi chiedeva di usare il fire. Dove sto andando io? Sono tornato indietro completamente. Un fungo bianco vi chiedeva di dargli il fuoco perché aveva freddo. Eccetera, eccetera. Sono quelli lì. E devi farli tre volte. Non c'ho voglia. Guarda, li voglio bene. Non mi attaccano, quindi va bene, ma... Grazie. Vediamo piuttosto di proseguire perché... Marluxia? In teoria? Ok, allora Axel torna che l'ha eliminato. Che poi non ho capito, l'ha ucciso? Cioè l'ha vaporizzato? You used Vexen to test Sora's strength, didn't you? Not just Sora's, it was yours too. We weren't sure if you actually had it in your bones to take out a fellow member. Well, I guess that you did. It's time to join up. Taking over the organization. Unirti a noi. Child's play with the three of us. So that's where Sora comes in. Of course. He wants to see Naminé, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Naminé. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. Quindi il glad. Sì, vedo. But I'm warning you. You better not do anything to betray Sora's feelings. Do you understand me, little one? I understand. All you need do is layer Sora's memories
and bring his heart closer to you. Il piano dell'organizzazione era non far vedere Namine a Sora, e quindi Vexen li rispettava. Loro vogliono rovesciare l'organizzazione. E quindi gliela fanno incontrare, giusto? Oh no, Riku, per favore, no. No, un altro no, Riku. You'll hurt Namine if you go further. Basta. You still want to fight? But Vexen's gone. So now you're free. It doesn't matter what happens to him. I'm protecting Namine from you. That's what's in my heart. Sora, I made a promise to Namine. I promised to keep her safe. You did? There was a meteor shower. Con che musica? This one night when she and I were little. Namine got scared and said, "What if a shooting star hits the island?" Non è l'isola il problema, so esplode un po' tutto attorno anche. If a shooting star comes this way, I will protect you. You made a promise with a toy sword. Riguarda un meteorite. How do you know about that? Because that was the promise I made to her that night. I would protect her. I said it. Don't lie. You weren't the one there that night. You're the one who wasn't there. That was when she gave her good luck charm to me. Her what? Mi sa che qualcuno qua see? Ha ricevuto dei ricordi particolari. Where did you get that? Ah, li sono stati trapiantati a Riku. Sora. Good try. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. Oh, what the fuck, man? Ok, speravo che non uscisse. Fake. No, questa musica no. Oh mio Dio. Ok, speravo che quel secondo cosa non uscisse, che Riku dicesse: "Ah, io non ce l'ho quello." E invece, ma porca. Ah, niente, raga. Niente. Fukage oscura. Che fa? Allora, ho instaurato Urkavaka. Un nuovo metodo di combattimento. Ovvero che mi tengo da parte tipo gli incroci sonici, quella roba lì. Aia. Vai piano. Mi tengo da parte gli incroci sonici o comunque gli aerocolpi, quelle robe grosse. In modo che quando in teoria il nemico attacca qualcosa di grosso. Ok. Quando fa qualcosa di grosso, lo riesco a... dai. Sì, ma va troppo veloce. Va troppo veloce i suoi attacchi. Quando fanno qualcosa di grosso, li riesco a togliere la cosa da... l'attacco, diciamo. Vedi? Tipo adesso mi carico un aereo colpo. E sto a morire. Mi servirebbe... una ricarichina, ma me la toglie, il maledetto. Comunque avete capito, no? Il tentativo è quello, adesso sto buttando un po' a caso, però... il coso di gioco è diventato un po' quello. Ah, è morto. Oddio, non ci stavo facendo caso, raga. Madonna. Ho gli incubi di Vexen in questo momento. Di quella cacchia di battaglia infinita... Non li stavo più guardando la vita, ma stavo pensando solo tipo continuare a creare incroci sonici da 21 o gli aerocolpi, no? Tutte quelle robe lì. Mega pozione nuova. Mega pozione nuova. Tra l'altro mi manca anche mega etere a me. C'è il rubino giallo che ce l'ho da 1 però, che fa schifo. Infatti quello mi tocca usarlo in determinati momenti. Però c'è anche il mega. Elisir si chiama, mi sa. Non è l'Ether. No, c'è anche il Megalisir. Non lo so, vabbè.
Allora, vediamo se è falso. It's just like mine. Identico. How did he get this? It turned into a card. Non ho capito. Questo è il destino. Ma non è l'area iniziale? Destiny Island. Non ho capito, raga. Perché è diventata una cosa? No, neanch'io. Paperino, moving, my friend. Okay? It doesn't matter. It does matter. How can two of you have the same memory? You can't both be right. I'm wrong. Fine, then don't believe me. Arrabbiato? Oh, palle giratissime. Dai, calmo. Then let's ask Naminé. That should clear it up. Look, guarda. Time to sit around, so let's go. C'è le palle girate come non so cosa. Sora, what happened to you? What's that mean? Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Naminé. Ragiona Pippo. But before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. Now Naminé's the only thing you talk about. It doesn't make sense. Maybe you should just slow down and think ahead about some of these things. Bravo Pippo. Think ahead? What is the matter with you guys? Do you want me to abandon her? No, that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Naminé. Sora! Ragazzini. You're all that he's got left. So then, if you don't stop this, no one will. But I... It's too late. You shouldn't give up just yet. Ancora non ho capito cosa vogliono loro. Di cosa stanno parlando. Say, Naminé, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? Oh no. What are you? È il suo momento. Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Oh, ho riso. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Allora, sembra che siano divisi ancora di più. C'è l'organizzazione che ha un piano, Marluxia e Larxene che ne hanno un altro, che vogliono rovesciare l'organizzazione, e Axel ne ha un altro. Axel, cioè, perché appunto gli hanno detto, con te dalla nostra parte ci divertiremo, cioè riusciremo sicuramente. Quindi Axel è per i cacchi suoi in questo momento. E lui vuole fare un'altra cosa. È un po' come se fosse mezzo pazzo e volesse per l'appunto divertirsi e testare queste cose. Avete presente tipo licenziati pazzi, no? È la stessa cosa. Più o meno. Ah. Isola del destino. Vai. Quindi c'era un'altra area. Va bene, giustamente era la prima di Kingdom Hearts, quindi mancava anche questa. Forse qua più che altro perché c'è per l'appunto dove erano all'inizio Naminé e tutti loro, no? In quattro. Quindi forse l'ultima. Se non ci sono i confini del mondo poi.
Non stai impazzendo, vero? No, so esattamente dove mi trovo. Sì, è la nostra isola. E quello è il problema, solo. Dove io e Namine giocavamo insieme. E gli altri. Esatto, proprio loro. Adesso non mi ricordo i loro nomi. No, non me li ricordo. Come butta, Sora? Che facciamo oggi? Uè. Oh, sono contento di vedervi. O cosa? Abbiamo del cibo in faccia? Wacca. Un è wacca. Solo tu non ti accorgerai se ti vede del cibo in faccia. Calma, questo è un colpo basso. Non so, wacca, credo che selfie abbia ragione. Selfie, vabbè, detto anche così, sembra. E Tidus. Ah, Tidus, Tidus, vabbè. Pensavo che fosse tipo uno biondo. Forse è biondo, però vabbè, un attimo. Cioè, mi ricordavo il nome Tidus, però. Siete Selfie, Wakka e Tidus, sai chi siete? Va bene, Sora. Battuto la testa? No, pensavo ad alta voce. Ah, stai di nuovo pensando a lei. Oh, già, diventano zombie quando pensa a lei. Questo spiega perché è strano con noi. Scommetto che vuoi che ce ne andiamo così voi due potete stare da soli, eh? Credo di sì. Sì, andatevene. D'accordo, spariremo per un po'. Fa la tua, cowboy. Cercheremo di fare piano mentre vi spiamo. Grande. Sora, forse sul serio, diamogli un po' di privacy. Scherzavo. Ci vediamo, Sora. Ok. Il problema qua è un altro. Che boss ci sono qua? Non ci sono boss. Non dovrebbero esserci boss. Ci sono però diverse stanze. Quindi sono una con la chiave, una con il cuore e una forse quella speciale. Potrebbe essere quella speciale una. Ah, sono queste le porte. Figata. Ci sta. E ci sta. Ci sta. Non hanno molta iniziativa. Ok. Mi sembra comunque meno cioè più piccolo del solito come posto. Tra l'altro anche la musica del combattimento credo sia la stessa del gioco, no? È identica a quella del gioco originale. Che poi non mi ricordo, era tipo durante la tempesta, credo. Allora, continuiamo. In realtà questo mi era piaciuto, Buio Dormiente, perché non mi rompono le balle. Li vedo già tutti. Quindi mi era piaciuto. Continuiamo con questo. Tanto questa credo che sia l'ultima area, quindi. Anche se usiamo quelle lì un po' più pesantucce, va più che bene. Non ce ne facciamo più niente delle carte. Credo. Laguna Rock? Ok. Cosa? Insomma, totale 7 o 9. Che palle. Che schifo. Usa la lettera sinistra per indirizzare i raggi di premix e sparare prima. Ma il colpo sarà meno potente. Ma questo me lo ricordo. E non so se lo voglio però. A parte che devo mettere delle carte scrause. E Ultima Arcanum mi pare che sia. Quello da 222 che ho. Quello è buono. Quello lo tengo infatti. Non mi dispiace. Però mi sa che questo. Mi sa che questo possiamo skipparlo tranquillamente. Allora, da questa parte? Yes. Allora, da due. Boh. Adesso bisogna capire anche questo. Perché dopo ci troviamo dei mostri di Satana, praticamente. Ah, proviamo carte più. Che palle. Proviamo. No, però devo fare due uguale. Ah, facciamo stanza Muguri. No, ti becchi una stanza Muguri e le carte più potenti. No, non è vero. Qualcos'altro che posso buttare. Pochi Heartless. Devo buttare qualcosa. Che sia da 8 però, ovviamente. E lo scrigno no. Dobbiamo usare anche lo scrigno, ricordiamocelo. Niente, non ho un cacchio da 8. No, buio questo. Vai. Dobbiamo usare anche lo scrigno perché. Devo andare a recuperare anche gli scrigni dalle altre parti. Cacchio. Devo farlo prima.
Se questa è l'ultima, però. Oh no, basta. No. Mi sono scordato. Sora, cos'è questa fretta? È normale, però, adesso. Io ti conosco. Andiamo bene. Sei Riku? Bene. Grazie di esserti ricordato di me. È passato quanto? Un paio d'ore? Non importa. Stai bene? Sei ancora sotto il suo controllo? Ma Sora, sei ubriaco? Ma di che diamine stai parlando? Ci arriva, io ti conosco. Te sei Riku? È tutto prima che lo affronta. E se lo ricorda, infatti è quello. Devi essere Riku dei miei ricordi. Il Riku dei miei ricordi. Sembra che vivi nel mondo delle favole. Guarda, parti. La prima cosa è parti con una cannetta. Finita. È finita. Hai un braccio che diventa uno scolapasta dopo. Casino, la droga. In effetti credo sia così. Ah, sei proprio un bambino. Come potrei prenderti cura di lei se ti comporti così? A proposito di lei. Che succede? Allora, raga, aspetta un attimo. Ho fatto mente locale un attimo e i boss che ci sono in questa zona sono due. Darkseid, gigante, quello roba lì. Ansem. Siamo nei ricordi di Sora, quindi Ansem c'è. Come faccio a saperlo? Qualunque cosa sia non è buona. Vado ad avvertire gli altri. Io dovrei andare. Non lo so, sì. Il tuo compito è proteggerla. Vai. D'accordo. Convintissimo. Ci sono due boss possibili qua. E sono loro. Se c'è un terzo boss non no. Non c'è un terzo. Perché mi hai ributtato di qua? Boh. Ma sto pensando se tornare indietro, perché per l'appunto vorrei il dolce scrigno. No, scusa, sì, però quello degli altri. Nelle altre zone. Però quasi quasi quella roba lì la facciamo adesso. Anzi, la faccio adesso. Posso metterlo qua? Tanto ce l'abbiamo da uno, no? Tiè. Quindi ci prendiamo lo scrigno di questo. Ne abbiamo un casino tanto di scrigni. Quindi sono anche inutili in realtà. Stavo anche pensando se andare. Cos'è che stavo pensando? Ah sì, dal Muguri. Perché mi potrebbero servire altre carte. Dovrei cambiare anche altre carte, sì. Questa è mia. Soprattutto se è buona. Da 6. Incredibile. Ho una chiave da 9, tra l'altro. Giudizio. Ok, questa potrebbe essere buona perché ce l'abbiamo. Ho due carte da 6 che non uso quasi mai. L'aereo non lo uso mai. Però potrebbe essere buona. Qua attiviamo una stanza. Voglio questa. Vai. Fammi vedere questa. Che cacchio, non l'ho ancora vista. Su. Oltretutto, aspetta un attimo. Ah, ho capito. Quindi da qua poi rientriamo dentro e siamo lì. E poi andiamo dritti là e ci dovrebbe essere il boss. Non ho capito cosa è cambiato dagli altri. Cosa ho fatto? Mondi connessi. Ma perché c'è uno scrigno? Tesoro custodito. Ma l'ho messo io questo? L'ho messo io tesoro custodito? È possibile. Sì. Non mi ricordo già più. Va bene. Multi Heartless. Cacchio, sapete? No, no. Andiamo avanti con questo. Oh, i livelli, raga, io penso di essere messo abbastanza bene. Spero che Marluxia non abbia degli stessi problemi di Vexen. Che quindi ti blocca un attacco sì e l'altro pure. Però con i livelli sono messo bene, dai.